Ma certamente questo risultato veramente eclatante raggiunto da Luca Zaia va molto oltre la politica e è difficile dare un'interpretazione appunto sulla base di quello che è un confronto delle dinamiche politiche, perché appunto è un numero che si può giustificare solo con un'identificazione proprio a livello personale con il presidente, che in questi mesi è stato, diciamo così, presente in tutte le famiglie del Veneto quotidianamente ed è diventata quindi una figura direi proprio di prossimità. Arturo Lorenzoni analizza la sconfitta mentre attende di eseguire un secondo tampone. Ieri, mentre lo sfoglio dei voti incoronava Luca Zaia, arrivava la notizia della sua negatività al tampone dopo oltre 15 giorni di positività al Covid. Se anche il tampone di domani darà esito negativo, per Lorenzoni ci sarà almeno una bella notizia, quella della sua guarigione. È mancato il contatto con la gente, girare il Veneto e poi anche la malattia, il ricovero, l'isolamento. Per Lorenzoni è stata una campagna elettorale doppiamente difficile. Le persone che mi conoscono mi hanno dato fiducia, questo ovviamente fa molto piacere. C'è stato, è chiaro, una difficoltà a farsi conoscere. Mi rendo conto che in alcune zone del Veneto dove non ho avuto la possibilità di essere presente, di farmi conoscere, di far capire il progetto a cui abbiamo lavorato, è stato veramente molto molto difficile. Ora la sua coalizione spetta il compito di essere l'unica opposizione in consiglio regionale. La responsabilità sarà difficile perché 9 su 51, diciamo così, che i numeri non è che aiutino una dinamica democratica semplice. Dovremo capire come riuscire ad essere comunque da stimolo, come riuscire a condizionare l'agenda del consiglio in modo da portare veramente l'attività normativa della regione sulle tematiche importanti. Io penso che si possa attivare un'opposizione costruttiva.